Pace e bene, un saluto a voi qui presenti e a quanti attraverso la televisione si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Preghiamo in comunione con ognuno di voi, affidando all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Inizia oggi l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani all'intercessione di San Leopoldo. Chiediamo al Signore il grande dono dell'unità. Iniziamo la celebrazione cantando assieme al numero 10 del libretto dei canti. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Si apre oggi, come annunciato, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un appuntamento annuale che vede noi cattolici, ma poi le altre chiese cristiane e denominazioni cristiane, pregare insieme il Signore Gesù per promuovere la conoscenza reciproca, la fraternità, l'impegno di conversione personale e soprattutto la preghiera, perché si avvicini il giorno in cui possiamo accostarci insieme alla stessa mensa, condividere davvero la fede fino in fondo, stimandoci a vicenda. Il Signore davvero, ecco, ci aiuti in questo cammino, in questo percorso. Siamo sollecitati dal nostro caro padre San Leopoldo. Di lui il Santo Papa Paolo VI, il giorno della beatificazione, 2 maggio 1976, diceva: padre Leopoldo, che sappiamo confessore qui per tantissimi anni, eppure fu ecumenico ante litteram, cioè sognò, presagì, promosse pur senza operare la ricomposizione della perfetta unità della Chiesa, anche se essa è gelosamente rispettosa delle particolarità della sua composizione etnica, unità voluta dalle origini storiche, ancora più dalla sacra e misteriosa volontà di Cristo, fondatore di un'unica Chiesa. Che il beato Leopoldo sia profeta e intercessore di tanta grazia per la Chiesa di Dio. Uniamo anche la nostra preghiera allora a quelle di San Leopoldo, di tutti i santi che già vivono l'unità in Dio. E chiediamo perdono delle nostre divisioni umane. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace ed unità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro alla re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le donne cantavano danzando e dicevano: «Ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000». Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: «Hanno dato a Davide 10.000, a me ne hanno dati 1000, non gli manca altro che il regno». Così, da quel giorno in poi, Saul guardava sospettoso Davide. Saul comunicò a Jonathan, suo figlio, e ai suoi ministri di voler uccidere Davide. Ma Jonathan, figlio di Saul, nutriva grande affetto per Davide. Jonathan informò Davide dicendo: «Saul, mio padre, cerca di ucciderti. Sta in guardia domani, sta al riparo e nasconditi. Io uscirò e starò al fianco di mio padre nella campagna dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Ciò che vedrò te lo farò sapere». Jonathan parlò dunque a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, che non ha peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita quando abbatté il Filisteo e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perché pecchi contro un innocente, uccidendo Davide senza motivo?» Saul ascoltò la voce di Jonathan e giurò: «Per la vita del Signore non morirà». Jonathan chiamò Davide e gli riferì questo colloquio. Poi Jonathan introdusse presso Saul Davide, che rimase alla sua presenza come prima. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In Dio confido, non avrò timore. In Dio confido, non avrò timore. Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita, un aggressore tutto il giorno mi opprime. Tutto il giorno mi perseguitano i miei nemici, numerosi sono quelli che dall'alto mi combattono. I passi del mio vagare tu li hai contati, nel tuo otre raccogli le mie lacrime, non sono forse scritte nel tuo libro? Allora si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. In Dio confido, non avrò timore. Questo io so, che Dio è per me. In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto. Ti renderò azioni di grazie. In Dio confido, non avrò timore. Alleluia, 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 alleluia. Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un maestro della legge voleva tendere un tranello a Gesù. Si alzò e disse: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa c'è scritto nella legge di Mosè? Che cosa vi leggi? Quell'uomo rispose: C'è scritto: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto bene. Fa questo e vivrai. Ma quel maestro della legge, per giustificare la sua domanda, chiese ancora a Gesù: Ma chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incontrò i briganti. Gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito, passò dall'altra parte della strada e proseguì. Anche un levita del tempio passò per quella strada, lo vide, lo scansò e proseguì. Invece un uomo della Samaria, che era in viaggio, gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. Il giorno dopo tirò fuori 2 monete d'argento, le diede al padrone dell'albergo e gli disse: Abbi cura di lui e se spenderai di più pagherò io quando ritorno. A questo punto Gesù domandò: Secondo te chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti? Il maestro della legge rispose: Quello che ha avuto compassione di lui. Gesù allora gli disse: Va e comportati allo stesso modo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questo primo giorno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani abbiamo scelto di leggere integralmente questa parabola che conosciamo, la parabola del buon samaritano, perché è il testo di riferimento che è stato scelto come traccia di riflessione quest'anno, e in modo significativo perché ci dice questa pagina come uscire da noi stessi, riconoscendo la sofferenza, il bisogno degli altri, ecco, ci impone un cambiamento, ci mette in un cammino di conversione. Uscendo da noi stessi scopriamo di avvicinarci agli altri, facendoci prossimi a chi ha bisogno, diventiamo tutti più vicini, più prossimi, anche come cristiani. Potrebbe confermarlo questo anche Padre Rino, missionario che ha letto questa pagina, come concretamente anche in questi territori, quando esistono cristiani di diverse chiese, quando si tratta di operare, di lavorare, spariscono le divisioni. Ecco, allora su questa pagina vogliamo proporre alcuni brevi commenti questi giorni, questi primi giorni della settimana di preghiera, partendo proprio da questa domanda che fa questo maestro della legge, questo esperto nello studio, nell'interpretazione della Torah,
di Mosè. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? È una domanda molto importante, una domanda cruciale che riguarda ogni credente in Dio dal momento che tocca il senso della vita, qui in terra e poi in prospettiva futura nella fede. Ma che cosa significa vita eterna? Ecco, siamo portati alle volte a pensare soprattutto a questa eternità, questo prolungamento, a questo senza fine, ma davvero riguarda solo la questione del tempo? È la questione più importante? Ecco, qualcuno giustamente ha detto che la vita eterna in fondo non è che la vita dell'Eterno, è la vita di Dio, la vita eterna. Cioè, vita eterna è fare esperienza della vita stessa di Dio, che è amore, che è comunione. Gesù dà in fondo questa definizione di vita eterna: conoscere te, l'unico vero Dio, e conoscere colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E conoscere Dio significa, per noi che stiamo camminando nel tempo, comprendere quale sia la sua volontà per farla propria nella nostra vita, per metterla in pratica. Ogni uomo vuole vivere una vita in pienezza e in verità. Anche Dio lo desidera per noi. Gesù ce lo dice: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sappiamo però che certe esperienze della vita ci allontanano dalla ricerca di Dio, dalla conoscenza di Dio e quindi da questa vita piena, questa vita eterna. E sono la divisione, l'egoismo, a tutti i livelli. Allora guardiamo a Gesù, che ha vissuto il mistero dell'intima comunione con il Padre e che desidera ricolmare tutti della sua vita. Gesù è la via, lo dice lui: io sono la via, la verità e la vita, la via che conduce al Padre. Allora il nostro desiderio di vita eterna ci avvicina a Gesù e per questo stesso ci avvicina gli uni agli altri, rendendo più forte il nostro legame nel cammino verso l'unità di tutti i credenti. Rendiamoci disponibili all'amicizia, alla carità concreta, all'attenzione del prossimo sofferente, collaborando con tutti i cristiani di tutte le chiese, pregando ogni giorno, non una settimana all'anno. Dovremmo pregare ogni giorno per le giorni in cui potremo tutti insieme, uniti, essere attorno all'altare, all'unico altare del Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva in nostre mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa,
Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Aldo e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria in esso. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione al numero 61. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi la tua parola e verità, e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me, che siam perfetti nell'unità, e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede, siamo resi un solo corpo. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. La vita solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni,